Cari amici di NTV, buonasera a tutti. Oggi siamo in presenza di una grandissima emergenza che la stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle, che è l'emergenza del coronavirus. Però questo non vuol dire che l'Italia, Enna e qualsiasi territorio si deve fermare. Noi dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare a muoverci. Ecco perché oggi abbiamo scelto di parlare, di raccontare ai telespettatori su una vecchia emergenza, ma con nuovi interventi. Stiamo parlando della viabilità provinciale, la viabilità provinciale della quale ce ne parlerà il dirigente dell'ufficio tecnico dell'ex provincia, Paolo Puleo. Prima di tutto vogliamo dare una bella notizia, e cioè quest'anno, nel 2020, ripartiranno i lavori per la panoramica, verrà ricostruita interamente proprio com'era, nello stesso stato di fatto. E io ho detto 2020, mi sono mantenuto un pochettino più largo, visto che la panoramica è crollata nel 2009, già da ben 11 anni se ne parla. Però i lavori inizieranno molto, ma molto presto. Vero, ingegnere Puleo? Io ci sto lavorando perché ciò avvenga. Comunque, diciamo che siamo ormai addirittura d'arrivo. Come forse avete seguito dai giornali, noi abbiamo appaltato i lavori nel novembre del 2018. E dopo di ciò, i documenti di gara sono passati al responsabile del procedimento. Dico questo perché per dire che l'ufficio non è stato fermo, nel senso che abbiamo lavorato in continuazione. Purtroppo le procedure sono complicate e anche molto lunghe, ma dovendo rispettare quello che dice il codice, non possiamo esimerci da fare queste Certo. cose. Quindi sono passato al procedimento, il quale ha avviato tutte le procedure per la verifica documentale delle dichiarazioni che ha fatto l'impresa in fase di appalto. Nel mese di giugno abbiamo contrattualizzato i lavori, cioè l'impresa, abbiamo firmato il contratto con l'impresa. L'appalto è un appalto integrato, quindi l'impresa, oltre ad appaltarsi i lavori, ha l'obbligo di fare la progettazione esecutiva dell'opera, perché noi abbiamo mandato in gara il progetto definitivo, con finitura definitiva. Dopo la firma del contratto, praticamente l'impresa ha proceduto per fare la progettazione esecutiva, aveva 45 giorni di tempo per fare la progettazione esecutiva. Nella fase di progettazione ci sono state parecchie interlocuzioni tra l'impresa e gli uffici, l'ufficio tecnico, il responsabile del procedimento, il sottoscritto, perché si sono verificate delle problematiche in fase della progettazione esecutiva stessa. È capibile anche perché il progetto È mi un parecchia abbastanza complicato. progetto abbastanza complicato, tecnologicamente molto avanzato e quindi necessitava di un'attenzione particolare. Quindi, se abbiamo perso qualche mese di tempo, l'abbiamo perso per l'economia della fattibilità dell'opera e della buona riuscita. Dopo di ciò, dopo che l'impresa ha presentato il progetto, la norma prevede, essendo un importo complessivo di 9.115.000 euro, il lavoro a base d'asta supera una soglia comunitaria, quindi la norma prevede che ci deve essere un altro organo esterno all'ente Di di revisione, revisione del sono progetto che con deve validare il progetto. Ha comportato anche un'altra gara d'appalto per scegliere lo studio che doveva fare. Questa validazione l'abbiamo fatta, se l'è aggiudicato uno studio qualificato del nord di Ancona, se non ricordo male. E dopo di ciò è iniziata la validazione, la fase di verifica. I verificatori hanno fatto degli appunti sulla progettazione esecutiva, quindi è cominciata ad esserci una comunicazione tra i verificatori e i progettisti che, diciamo, proprio l'altro ieri hanno trasmesso definitivamente il progetto ai verificatori e quindi a breve, entro 15 giorni, ci devono dare il progetto verificato. Dopo la verifica del progetto, praticamente il responsabile procedimento procederà all'approvazione del progetto stesso e successivamente verrà indetta una conferenza dei servizi tra noi, il Genio Civile, la Sovrintendenza e altri enti che in quell'area ci sono dei vincoli. andando molto sul concreto perché i telespettatori vogliono Questo sapere. significa che se tutto va bene, non ci siano altri intoppi, ma io credo che ormai siamo addirittura d'arrivo, entro il mese di aprile inizieremo i lavori, consegneremo i lavori e inizieremo. E mi diceva anche, ingegnere, che gli automobilisti ennesi probabilmente nel giro di un anno potranno, ripercorrere l'asfalto della I tempi panoramica. contrattuali sono di un anno con l'impresa, quindi se non si verificano, insomma, imprevisti, perché
Ora andiamo verso la buona stagione, Certo, quindi i certo. lavori, Quindi il grosso dei lavori lavori verrà verrà fatto. fatto, tra l'altro dico, ripeto, sarà ricostruita la panoramica con la stessa tipologia geometrica e costruttiva di come era prima. Noi consolideremo quello che è rimasto lì in piedi e verrà realizzato quello che manca con la stessa tipologia costruttiva di come era prima. Quindi noi rivedremo lo stesso panorama e Certo. paesaggio che c'era prima del Quello che terremoto. siamo stati abituati a vedere e a Infatti, percorrere. infatti. Per tirare un pochettino le somme, il rifacimento della panoramica verrà a costare 9.115.000 euro e la provincia concorrerà con circa 500.000 euro di bilancio proprio, mentre tutta l'altra somma verrà finanziata dall'APQ Centro Sicilia Orientale e dal Ministero delle Infrastrutture. I lavori, come abbiamo detto poc'anzi, dureranno un anno. Quindi, quasi sicuramente, mettiamo il quasi perché ormai con questa panoramica non possiamo C'è dire molto ci sta sicuramente è dietro. basta. Quasi sicuramente nel maggio del 2021 noi riavremo finalmente l'arteria che manca tanto alla nostra città, affinché anche Allora, il dico, comune di c'è il Enna. tempo contrattuale un anno, poi ci sono i collaudi, insomma, ci Sì, sono gli aspetti che poi, però vabbè. dico, i lavori contrattualmente dovrebbero durare un anno. Ma Poi sicuramente in estate del 2021 sarà fruibile da parte di tutto. verosimilmente sì. Quindi speriamo proprio che questa volta, dopo 11 anni, i tempi potranno essere rispettati e non ci siano fatti calamitosi come è successo l'ultima volta, perché già qualche anno fa stavano partendo i lavori e Infatti. non ripartirono perché un nuovo pilone scivolò, quindi Ci sono si è voluti 3 dovuto milioni di rifare euro. tutto. Ma comunque, diciamo, questo è il progetto più importante anche economicamente della provincia, oggi Dell'intero libero consorzio. consorzio di comuni. È il progetto più importante e più significativo perché ha più tempo, ma l'ex provincia e l'area tecnica del consorzio sta lavorando ed è impegnata a lavorare su altri fronti e in questi mesi movimenterà un bel po' di appalti, mi dicono. Sì, noi, se può dire, ripartendo sempre dalla panoramica, che era uno dei primi obiettivi che io mi sono prefissato, che l'amministrazione si era prefissata dall'allora commissario dottore Guarino, assieme agli uffici e quindi al responsabile del procedimento, che diciamo, ha avuto un ruolo anche lui di supporto all'interno Sicuramente. dell'ente, erano dei primi obiettivi che mi ero prefissato appena sono arrivato alla provincia. Io sono alla provincia da 2 anni. Tra l'altro ho un contratto, ci vado 3 volte alla settimana, non sono a tempo pieno lì perché c'ho da scavalco, Un c'ho da part-time, quindi. scavalco, però devo dire che i risultati che abbiamo ottenuto tutti insieme, io e i miei colleghi dell'ufficio tecnico, io mi ritengo soddisfatto perché stiamo lavorando per riprendere un ente che era completamente fermo, perché dopo la scellerata legge della soppressione delle Sì. province, hanno soppresso le province dal punto di vista amministrativo e quindi dal punto di vista economico, non trasferendo più le risorse all'ex provincia, oggi libero consorzio, ma le competenze sono rimaste tutte intatte, quindi la provincia si occupava di strade e se la continuava a occupare, si occupava di scuole e se la continuava a occupare, si occupava di ambiente e se la continuava ad occupare, quindi non c'è stato niente tolto rispetto a E prima. l'impegno sulle strade è molto gravoso perché mi pare che ci siano circa 1.100 chilometri di Noi abbiamo un manutenzione. territorio nostro abbastanza. Anche se il nostro territorio non è grande, abbiamo 1.061 km di Ecco, strada. quasi 1.100 chilometri. Fra tutte le province della Sicilia, non dico che siamo fra i primi, ma quasi. Ma basti dire che la provincia di Palermo conta 1.200 Quindi chilometri. rendetevi conto E quindi un po'. Noi c'è 100 chilometri. abbiamo, ad esempio, dico che abbiamo 100 strade provinciali per circa 775 km. Poi abbiamo il numero 15 strade ex regionali che sono passate dalle Sì. province per altri 67 km e poi il numero 32 ex strade di bonifica per 218 km. Quindi i chilometri sono parecchi, molte strade sono chiuse, ma sono chiuse non da ora, ci sono state chiuse anche dal 1976-77, cioè Sì. significava l'amministrazione aveva deciso di abbandonarle perché non erano, diciamo, utili al territorio. Oggi riprendiamo un'attività che era ferma, stiamo facendo parecchi lavori, molti già sono stati realizzati, molti sono in fase di progettazione, certo si vede poco perché parliamo della provincia, non E parliamo di un qui. territorio piccolo, questo ci comporta che molte cose non si vedono, certe volte sembra un granellino di sabbia Nel deserto nel quasi. deserto.
Però si sta lavorando parecchio. Io fra lavori realizzati e lavori progettati in fase di appalto sono circa 54 milioni di euro. Quindi una bella Una somma. bella somma. Più quello che stiamo realizzando per le scuole, che siamo anche lì nella fase di progettazione. Io posso citare qualcosa, tipo la strada, la 7B, abbiamo speso 450 mila euro. Forse qualcuno si ricorderà la strada dove c'era quella strettoia vicino alla discarica sotto Ah, Asso, che sì. da tanti anni non era in uso. Dimenticata, L'abbiamo dimenticata realizzato, completamente. l'abbiamo rifatto, e abbiamo appaltato altri lavori, la 16 e la 65 per 1.627.000 euro. Questa è la strada che da Mirabella va a Piazza Armerina, già appaltata. Abbiamo appaltato la 85B per altri 850.000 euro, che significa la Nissoria Gagliano per andare verso Nicosia. Non so se qualcuno. Poi abbiamo appaltato la 23B, che è la Ricalbuto Catena Nuova, per altri 1.273.000 euro. Abbiamo appaltato la 39, che è la strada che da Leonforte va verso Nicosia, dove c'è la Gran Fonte, Ah, la strada esterna, sì, per le... altro 1.200.000 euro. Questi sono tutti i lavori appaltati, cioè, che partiranno, qualcuno è partito già Sì. in insomma, giorni. Abbiamo un'altra strada importante che è già stata appaltata, siamo in fase di contratto, che parte da Troina, arriva fino all'autostrada per il rifacimento di tutta la pavimentazione. Per circa, no, circa 3.390.000 euro. Quindi Progetto fatto un da noi, grosso sì, appalto. questo progetto fatto da noi all'interno dell'ente è appaltato già, io a giorni dovrò firmare il contratto. E c'è poi anche un lavoro che ormai rimane negli annali della nostra provincia, la Gagliana Gira. Lì c'è un ponte anche che è fermo da tantissimo tempo. Ci dà, 2009. ingegnere, ci dà una bella notizia anche su Sì, questo anche ponte. lì ci abbiamo lavorato, ci sono stati dei problemi, lì c'è stato un primo appalto dove con l'impresa si è giunti alla rescissione del contratto, perché per questione, diciamo, È l'impresa ha stato abbandonato, un travagliato sì, ha questo abbandonato il iter. cantiere. Poi si è stato riappaltato per la fase finale, ma ormai manca pochissimo, perché si tratta solo di fare alcune opere sul ponte e ora riprendere un po' con la strada, perché dopo tanti anni c'è da C'è fare. solo l'usura del E tempo e basta, c'è l'uso basta. del tempo. La seconda impresa che è subentrata alla prima, che è la Licciardello SRL, in questi giorni abbiamo avuto parecchie interlocuzioni. Pare che dovremmo ricominciare i lavori, perché siamo divenuti una transazione, loro hanno fatto delle riserve sul contratto, i nostri legali, insomma, si sono visti parecchie volte assieme a noi. Spero che entro questo mese ricominciamo i lavori, e quindi significherebbe anche lì, perché la volta che resto sono 3-4 mesi E quindi massimo. finalmente si potrà dare una bella strada Io ci spero. ad una zona interna impervia Quando firmeremo la transazione, che sarà l'atto, diciamo, concreto per la ripresa dei Certo. lavori, ve lo faccio sapere, perché c'è tutta la zona nord, con tutti i sindaci, a partire da Gagliano, Troina, Cerami, lo so Dopo, benissimo per lei è che un pezzo di sei. cuore la zona nord. Infatti. E purtroppo la nostra rubrica è un po' tiranna perché noi prevediamo sempre 15 minuti, quindi abbiamo sforato anche il nostro tempo a disposizione, però penso che abbiamo fatto un buon servizio al nostro territorio, parlando, dando notizia di questi appalti che ormai partiranno a breve. E bisogna dire un'altra cosa molto importante. Non sono solamente dei lavori che partono così tanto per, ma sono dei lavori che partono per la comunità su due sensi: lavori per rifare delle strade e per dare anche occupazione, perché ci saranno Certo. tante maestranze che potranno lavorare. Io e gli spettatori di EnaTV la ringraziamo, Grazie a voi. ingegnere, per averci dato queste notizie e speriamo che l'ex provincia e il consorzio possa ricominciare a lavorare bene come ha fatto e come siamo stati testimoni per tanti Ci stiamo anni. provando. Ci stiamo Grazie a tutti, buonasera. provando. Buonasera a tutti.